dottoressa, siamo a questo convegno dell'Istituto Superiore Sanità dedicato alla blockchain in sanità, un tema che lei appunto conosce perché ha una startup proprio sulla telemedicina, ma qual è il vantaggio che la blockchain potrebbe portare nella vita di un medico? Sì. Ma dunque, i vantaggi secondo me sono molteplici. Come discutevamo stamattina, innanzitutto in ambito di ricerca, quindi il problema nostro grande è che il medico, il centro clinico reputa che il dato sia proprio, e quindi condividere i dati con gli altri che possono manometterli, cambiarli, farci magari studi senza che gli altri sappiano, eccetera, è problematico. Quindi in clinica e in ricerca, in entrambi i casi, l'idea è di capovolgere un pochino il paradigma, quindi mi piace molto lo slogan del dato democratico, nel senso che effettivamente l'idea è quella di mettere il dato nelle mani del paziente. Il paziente è proprietario del proprio dato e della propria storia clinica. Noi medici, facendo parte di una rete che è trusted, è fidata, quindi diciamo, non, come diceva il professor Vella, non entrano altre persone dentro, modifichiamo di volta in volta, che sia un dato di ricerca, che sia un dato clinico, nel caso della clinica, la storia clinica del paziente, e tutti condividiamo questa modifica. Questo in clinica non avviene. Io vedo il mio paziente in ambulatorio, gli modifico, io sono un'endocrinologa, gli modifico la mia terapia, quello che ha fatto il cardiologo, quello che ha fatto il neurologo, se sono brava raccimolo tutta la documentazione, il paziente me la deve aver portato. In blockchain, ovviamente, diciamo, quindi con piattaforme dedicate in cui tutto possa essere condiviso, questo sarebbe condivisibile senza problemi, tracciato, non modificabile. La difficoltà che io vedo all'ingresso è il cambiamento di mentalità proprio del medico, che effettivamente deve condividere i dati, deve dare visibilità di quello che viene fatto, perché come detto la blockchain è anche una condivisione di contenuti, e però là bisogna arrivare. C'è però la questione della privacy di questi dati, in che modo la blockchain potrebbe tutelare anche questo aspetto? Ma allora la privacy dipende dal... io credo sempre che si debba essere sostanziali e non formali. La privacy è tutelata nel momento in cui tutto è tracciato, nessuno può avere accesso da esterni, quindi è la rete che è trusted anche dal paziente. Il paziente ha solo beneficio a che io endocrinologa, il cardiologo, il neurologo vediamo gli stessi dati, li aggiorniamo, anche perché magari io non ho visibilità di alcune cose che vengono fatte, ma banalmente parlo di terapie, il gastroenterologo dà l'omeprazolo, io do la levotiroxina, sono due farmaci che insieme confliggono. Il paziente non lo sa, io devo avere la visibilità che è stato dato l'omeprazolo, devo avere la visibilità da parte del paziente che me lo dice, come me lo dice, tante volte non se lo ricorda, su blockchain, in piattaforme diciamo dedicate alla sia diciamo storia clinica che poi a tutta la comunicazione che noi abbiamo con i nostri pazienti, se sono su blockchain questo ovviamente ci facilita tantissimo. Questa è la tutela in definitiva poi del paziente, i dati sono suoi, non possono, come è stato detto, non ci può essere l'imbroglione di turno su blockchain o il ladro di turno dei dati, e quindi io la vedo una tutela altissima, al di là di tutele che già noi prendiamo. Noi cerchiamo di fare, io gestisco una piattaforma che è già criptata, è già su cloud con diversi sistemi di sicurezza, ma come viene detto oggi, la blockchain, proprio per il fatto che c'è una rete di nodi che condividono, di copie, anche la perdita dei dati è un problema, capita, su blockchain io vedo tutto questo tutelato. Ovviamente il paziente deve essere a conoscenza e condividere il fatto che tutti i medici a bordo di una blockchain possano condividere / controllare il dato che viene inserito da vari medici.